Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale e questo è esattamente il quinto appuntamento con Assassin's Creed Valhalla. Ragazzi, io sto... lo sentite? Ho anche registrato il viaggio con questa bella vocina, solo cambia che mi sono sciolto i capelli. Io registro i video in serie, mi perdonerete. Ok ragazzi, continuiamo la nostra storiella e non so minimamente a che punto della storia sto. So solo che ho completato il prologo, signori. Ok, direi intanto di andare a fare la missione, che è la cosa più importante. Ok, dobbiamo parlare con Ranvi, ragazzi, perché dobbiamo appunto restaurare alcune cose. Tra l'altro siamo senza completamente vita. Fantastico. Eccola laggiù, Ranvi. Dai. Volevi vedermi? Lo vedete, dobbiamo che cazzo? Considerare bene. Noi siamo stranieri. Dobbiamo farci degli amici. Oddio, beh, devo essere sincero, con questa brutalità che abbiamo visto finora, farsi degli amici mi pare un pochino utopico. Mostrami la mappa delle alleanze. Leicestershire, come cazzo si chiama? Leicestershire. Ok, andiamo a Leicestershire. Comunque scelgo anche quello perché partiamo da Sigurd, ragazzi. Partiamo dalle basi. Per aver parlato ci hanno dato 2 punti talento, perfetto. Più 2.3 danni furtivi. E ancora danni furtivi. Stai benone? Lo so, grazie. Vieni, cavallino. Grande. Chi vuoi tu? Etam. Randvi mi ha chiesto di vederti. London, Jorvik, Winchester. Sono tutte infestate da membri dello stesso ordine a cui apparteneva Chiotve. Ok, ma spolvereremo via tutti. Ma noi non abbiamo operato in Inghilterra per oltre 4 secoli. Bene, è il momento di tornare. Lo studio degli occulti. Abbiamo le risorse però, volendo. Quindi potremmo costruirlo. Beh, non male. Cominciano finalmente a comparire i loghi degli assassini. Sarà un luogo perfetto per il mio lavoro, Eivor. Grazie. E mo mi paghi però, eh. Ma prima che tu vada c'è dell'altro. Un dono che vorrei farti. Un bonifico da 1.000.000 euro. Non posso mostrartelo qui. Puoi venire con me? Ahia, yeah, cose zozze. Ok, domanda. Dove mi vuoi portare? No. Cioè, dobbiamo fare le gare di nuoto? Posso ammazzare? Oh sì, che ho ammazzato il pesce. Questo dono si chiama Balzo della Fede. È uno dei il Balzo della Fede, beh. Lo chiami Balzo? E stiamo salendo piuttosto in alto. Eh beh, eccola, sai... Dai, sbrigati, cazzo. Ok, penso che sarà di qua al salto. Ripidino, andiamo. Vai, buttati che è morbido. Dai, buttati che è morbido. Ma il bello è che noi con i punti di osservazione abbiamo già fatto sto balzo. Lo vedi? La fede è più forte della paura. Ma non gliene frega un cazzo a nessuno. È questo il punto. È un rito di iniziazione che risale al periodo antecedente alla nascita di Gesù Cristo. Addirittura. E questo era il regalo? Che palle. Noi vogliamo purificare l'Inghilterra da un morbo. Due Parkinson. Dai, ci siamo, dai. Avvelena tutto. Stanare ed eliminare l'ordine degli antichi in Inghilterra. Cercando gli antichi sarebbero i templari a questo punto. Cioè, se 2 più 2 fa 4. Magari non si chiamavano ancora così. Ok, bisogna eliminare certe persone. Seguendo alleanze trovi indizi anche. E risalire alla gerarchia dell'ordine. Chiotve è stato sconfitto. Possiamo migliorare questa? Sì, che possiamo. Al servizio della luce è completa, signori. Ok, se vado qua, che succede? Che aiuto vuoi? La sua mente. Credo tu abbia mangiato qualcosa che non ti ha fatto molto bene. La droga. Inizio la mia saga, gloria! Che cazzo dice? Ok, i figli di Ragnar, prossima missione. 2000 metri, piano piano. Chi va piano va sano e va lontano. Qua che ci sta un bel tempietto. Venonis. No, bellissimo, signori. Vabbè, è proprio mistico. Altro non è neanche arrevetata, quindi facilmente pascolabile. Laggiù c'è il punto di osservazione, quindi a partire da lì. Ok, su per le scale. Su di qui. Vai. Sopra, sopra e sincronizzati. Minchia che bell'area però. Ok, balzo della fede appena preso. In realtà era preso da mo, però vabbè. Dettagli. A 44 metri c'è una ricchezza.
Deve stare qua dentro. Proprio quella. Cazzo, ci arrivo. Ecco il modo. E se non è pan zuppa e pan bagnato. Ah, ma anche mosso, perfetto. Qua che c'è? Monetina. Oh, ingotto di carbone, utilissimo. Oh, questo mi incuriosisce alquanto. Ah, zona vietata, che bello. Tosto. Allora, tanto fammi. Deve star laggiù. Mirassi la porta da qua. Ci provo, eh. Non è detto che ci riesca. To, raga. Non ci sto a credere. E zitto. Ehi, cos'è? Non deve scappare. Io è la tua fine. Cosa vuoi? Ehi, buona, ciao. Ma la domanda è, cioè, è così piccolo sto tempio dentro? Che roba. Tutto questo, il mio tesoro, dove sta? Qua dentro. Devo spaccare qualcosa, sì. Questo qua. Cosa mi dai? Guarda, Dirfan. Un bello scudino. Che però momentaneamente, raga, non mi serve. Immagino che però per andare a prendere quel libro lì bisogni andare sotto. Raga, quante cose c'è da raccogliere. Cioè, incredibile. Vai, scendi. A posto. Il libro sta qua per forza. O quello che è. Chiuso. Vai. Acquoso, raga. Se vuoi vedere, poi non c'è un cazzo lì dentro, eh. Ok, qua in fondo, a sinistra. Perfetto. Ci raggiungere questo. Ok, c'è una mina lì. No, non bruciare, non bruciare. Sapere nuova abilità, impalamento con arpione. Questa deve essere interessantissima. Impala un nemico con il tuo arpione e lancialo in qualsiasi direzione. Ah beh, classico di Assassin's Creed. Lo mettiamo al cerchio. Muoviamo. E ce l'andiamo. Ok, vediamo questa ricchezza cosa ci offre. E il grosso l'abbiamo fatto, lascia quella pergamena lì. Questa ricchezza non sta dentro. Qui. Sono scorte e frecce. La prossima sta a 350 metri da qua. Un grande cavallo che non devo notare. Sarà sicuramente in quel villaggetto laggiù. Sa molto delle campagne di Parigi, per esempio. Negli Assassin's Creed vecchi. Zona abitata, qualcuno mi ha visto. Chi è? Ah, tu. Sì. Rifallo, vai. La ricchezza sta qui. Oh. Cazzo, eh. Cazzo, eh. Ah, siete la guerra. Ok, finalmente. Mi sta annoiando questo episodio qua. Cosa vuoi fare tu? Il signore ci sostiene. Chi mi sostiene? Quale signore? Vai, signore, scusa. Vai.
E un'altra ricchezza è andata. Un altro lingotto di carbone. No, vabbè, facciamo la sosta qua allora. Oh, siamo una fortezza tipo Altair dei poveri. E c'è più di qualche cosina qua dentro. Tonna Stadir. Ah, dopo i Balatonna, un altro tonno Rio Mare, ho capito. Zona supervietata. Qua lo faccio fuori. Così tu, fuori. Vai, fuori. Voi due. Fuori. Ciao. Cazzo. Sono un coglione. Siamo quasi. Vai. Oh. Ah, in due mani ti ho colpito. Fantastico. Ciao. Niente. Chiave. Argento, niente chiave. Ultimo piano, di che ci sta? Nulla. Dove può essere sta chiave? Quest'area è chiusa. Oh, ciao. Oh. Zitto. Zitto. Scudo rotto, niente chiave. Cosa abbiamo qui? Ah, cibo. Deve essere bloccata dall'altra parte. Porta bloccata, vieni. Oh. Non si è neanche reso conto di dover esalare l'ultimo respiro. Vabbè, sì, invece serve. E comunque se niente chiave. Ma cosa sta cominciando a darmi nervi? Eccolo. Vieni, che ti vizio, vieni. Una povera signorina. A posto. Quanta robetta che c'è qua dentro, raga. Vai, assassinato. Devi scansare. Combattimento di merda sto facendo, raga. Ok, raga, mi piace il pericolo e voglio liberare la tigre. Fare? Morire? Mi pare. Io libero. Io sapevo che mi avrebbe preso a me. Dai, facilmente sconfiggibile. E c'è del cuoio per noi. Beh, io vorrei informare i miei adepti che ho fatto tutto io,
mi dai le frecce, perfetto. Dentro la galleria. Che c'è sta? Questo. Che non c'è un cazzo. Ci sta questo. Gli ho dato l'armatura. E poi di qua. Ermo da cacciatore, che bello. E questa è un'altra abilità. Quindi possiamo cambiarlo. Oh, bellissimo. Abilità diversivo corpo. Sicuramente sarà qualcosa di Senu. E mi da cerca ora, ma io ho rubato tutto. Oh, come non siete coglioni. No, che abilità di merda che è. Ok, la toglierò subito, tipo. Tranquillo, me ne vado. Diretti al punto d'osservazione. Posto di guardia di Pardon. Allora, non ho messo le multiple. Dai. Ma devo mettermi qui. Synchronization time. Non è altissimo come punto, però dai, ci sta. Sbalzo della fede. Mo missione davvero. Ma che bel paesaggino, raga. Fantastico. Oh, sta quel villaggetto là. Adesso ha più senso. Che cosa? Allora, l'area di ricerca è questa. Sigurd si nasconde qua. L'entrata è questa qui. Ci sono dei pallini verdi. Eccolo qua. Che cazzo è? Ivar. Chi si para da... Minchia, com'è brutto, raga. Eivor. Recitavano la parte di con... da questo cagnaccio rabbioso. No, gli taglia la testa, raga. Mandare spie. Ah, raga. Che dolore. Io amo le torture. Le urla e... l'odore di piscio. Che schifo, raga. La pisciata addosso. Ah. Morto. Facciamo un giro. Mi volete dire che sto qua è buono? Cazzo corri, fra. Cioè, sì, tutto qua. Yes. Io non me ne chiedo ciò che voglio e prendo quanto pattuito. È una bella di più mondo. Eccolo, Sigurd, raga. Oh, tutti belli agli altri. Non è un ruolo che ho chiesto, ma è ciò che in questo momento serve alla Mercia. Un re giusto che guidi sassoni e danesi. La tua leva vorrà la tua testa. Allora entreremo con la forza. Se prendiamo Tamworth, prendiamo Burgred e incoroniamo Ceolwulf, la contea sarà nostra. E presto anche la merce. Ah, boh, piano, andiamoci da fare, dai. Piano. Anche noi intendiamo guadagnarci qualcosa. Tranquillo, appena vedrai parte. Questo. Sono lieto che tu e tuo fratello siate qui. Anche solo per infondere calma. E per sconfiggere bastardi. La saga del cercatore, dire. Ok, ragazzi, io introduco qua la prima parte di questo quinto episodio e la riprenderò più avanti perché non sto veramente bene, raga. Ok, ragazzi, sì, giorni dopo finisco questo video perché, come ho detto, non stavo bene. E dato che comunque siamo a buon punto del tutto, faccio giusto quest'ultima missione e il punto d'osservazione. Allora, sta sopra in cima quel campanile. Però, ragazzi, bellissimo quel campanile. Cioè, è fatto bellissimo. Dai, di qua, di qua. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Sopra la croce, sopra la croce. E qua ci guardiamo la panoramica del Leicestershire. Cioè, nome più complicato, no, eh. Vabbè, raga, bellissimo, bellissimo. Ok, da che parte lo faccio il balzo della fede? Di qua, perfetto. Vai. Minchia, ci sono tre misteri tutti attaccati. Quanto mi fanno gola. Vabbè, li faccio al prossimo episodio, giuro. 110 metri adesso. In basso ci sta sta missione. Oh, ecco Uba che ci aspetta. Uba, Uba. Ciao, Uba. Calmo, 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 calmo. Eccomi. Eivor, hai affilato l'ascia? Sempre. Raga, Ivar è una cosa abominevole. È simpaticissimo. Calma, Ivar. È un maniaco, cioè, un pazzo.
Non voglio uccidere nessuno. Allora togliti dai coglioni, se non vuoi uccidere nessuno, scusa, io ti vuoi tanto bene, però. Assassin's Creed. Se muori dovrò uccidere anche tuo padre. Lo sconforto. Ok, montiamo a cavallo. Seguiamo la mandria. Scherzo, dai. Ma sono veramente degli animali, cioè, assurdo. Quanto è piacevole e bello pascolare per queste campagne. Arrivo, aspettatemi. Merda. Merda. Buono. Ah, benissimo, benissimo. Ti avevo sottolautato, scusa. Eccoci qua a questa roccaforte. Le guardie. E siamo arrivati. C'è qualcuno che ci aspetta? Rerburgred. Ma come agiamo ora? Suggerisco di accogliere le loro richieste. Malissimo. Ha ucciso una dozzina dei nostri in un'imboscata lungo il fiume Trent. La lascia di Ivar. Stronzino allora, eh? Diteci cosa volete. La tua testa. Vogliamo la tua corona, Lord. È stato vicino, eh? Con o senza la tua testa sotto. Ammiro la tua ambizione, Pagani. Nessun danese ha mai occupato né occuperà mai il sacro trono di Mercia. Che ne dici di un norreno? Ma ora basta. Moriremo difendendo ciò che è nostro. Non importa a quale prezzo. Mi hai già capito che morirai. Uomini, alle armi! Pronti. Ah, ma il campo è qui. Ah, ok, ok. Sei esperto di arieti da sfondamento. Ecco l'accampamento, perfetto. Scendi. Vediamo con Sigurd un attimo. Chiudiamo subito la faccenda, Eivor. L'Inghilterra è grande. Ok, tutto qua quello che avevi da dirmi. Va buono. Dai. Oh, Randy. No, scherzavo. Guerriera Norren. Attacchiamo. Andiamo. Questo regno sarà nostro. Non sono un codardo. Non temo la guerra. Ma non voglio uccidere gli amici. E allora statene a casa, fra. L'ultima preghiera prima della partenza. A parte, cioè, mettere il campo a 200 metri dalla cittadina. Un grosso rischio, però. Cazzi loro, noi andiamo dove c'è da andare adesso. Terminate i soldati! Ma lasciatemi il regno! Attenti! Ok. Carica. Coraggio! Attenzione! Ah, perfetto. Oh. Ok, sta dando i suoi frutti. Forse questa è quella buona. No. Ok, bene, ripariamoci. Ah, ne hanno ammazzato uno. Oh. Vamos. Trovano già le asce nel cielo. Vabbè, se qua sono veramente delle sole. Scherzissimo. Poi magari arriverò al re, sarà fortissimo, sicuro. E che vuoi? Tanto ammazziamo lui. Quasi. Adesso sì. Cioè, rompere questo. No, togliti dai coglioni, fra! Mi era letto tutto. Dai! Ale! Che vuoi? Che cosa volevi tu, fra? Minchia, ragazzi, ma è un'avanzata veramente colossale sta qua. Adesso penso ci sarà la porta veramente più difficile. Proteggete l'ariete! Dai! Dietro. Ma siamo rimasti in due. Siamo quasi. Oh. Male. Via. Dai. Vedetevi del cazzo però, raga. Dai. Eliminate gli arcieri
Ah, sto qua quello fuori. Finalmente abbiamo del filo da torcere. Quindi intanto bisogna c'è una bella freccina. No, devi scansarti. E poi... Oh! Una cosa più o meno così. Ora anche tu. Ma ragazzi, sto combattimento qua, cioè, è fantastico. E che vuoi fare? Che voglio fare così, posso? Ah, non posso. Fai un altro. Sono qua, arma lunga. Ah, com'è cascato? Cazzo, è morto, ragazzi. Mo andiamo alla parte interessante. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni anche. Come scusa. Oh, da merda. Fanculo. Ah, non c'è nessuno qua, fantastico. Cioè sì, c'è qualcuno, ma qualcuno passa da esca. Ah, tu sei quello che ti aprirò il cranio. Ok, partiamo tanto così. E lo schermagliatore. No, potevo calpestarlo, sei andato tardi. Cosa fare? No. Bravo. Chiunque tu sia. Pentiti e muori. Vai. Oh, bene. Uno su due fuori. Non è possibile, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, anche tutti i vecchi. Le asce nel capo. Erano solo due. Non di più. Torna qui, lo so che adesso verrà lo scontro finale. Oh, fuori un altro. Beh, e come l'abbiamo fatto fuori? Tamworth è nostro. Ah, beh, la fortezza, adesso c'è il piatto forte. Oh, bellissimo Ivar che si siede sul trono. Una bella. Ispezioniamo un attimo prima di chiudere l'episodio. Ok, c'è qualcosa qua dentro. Un forziere. Registro reale. Ah, devo parlare con lui? Ivar, ho trovato una lettera. Qui c'è un simbolo. Ah, è la lettera l'indizio, ok. Perché perdere tempo con queste buffonate? Fatti un'altra corona e mettitela sulla zucca. Ecco fatto, il nuovo re. Non è così. Voleva prendere la corona fisicamente, ho capito. Abbiamo lo stesso padre, Eivor. Ma sua madre era una scrofa. Vieni al campo. Per non dire era una mignotta. Ma non si può dire, ragazzi. Armati. Vediamoci da Tona. Ok, vediamoci da Tonna, questo mio figlio è mi quello ha per farlo che ci permetterà di aprire il prossimo episodio. Tu sei perché, ragazzi, saresti abbiamo veramente allungato tanto, abbiamo fatto tanta esplorazione. E di storia sì, ok, non è che abbiamo approfondito più di tanto, però ricordiamo, il gioco non è solo storia. Due punti talento che andrò subito a spendere. Posso potenziare il mantello? Potenziato. 4 punti talento, più 2 punti di danni a distanza, che magari quando uso anche le abilità possono essere buoni. Più danni attacco leggero, assolutamente. Oh, questo è interessante, doppio scambio. Quando impugni due armi, tieni premuto L2 più R3 per scambiare le armi di mano. Sì. E a questo punto la via dell'orso. E saremo a potenza 27. E sulla cima di questa casetta, chiesa, quello che è una chiesa, io vi ringrazio per la visione di questo video. Lo so che tra l'episodio 4 e l'episodio 5 è passato un pochino di tempo, però dovete capire che se guardate i miei contenuti sul canale sono veramente vasti. Tanta roba, poi anche le live reaction del campionato e cose varie. E quindi ragazzi, soprattutto per un gioco che è vecchio di un anno, cerco di dare attenzione, ma fino a un certo punto. Grazie della visione e lasciate like, iscrivetevi e a presto. Grazie ragazzi, ciao.